Amici modellisti e collezionisti, benvenuti! Benvenuti ancora una volta su Fly Robby Fly Models, ancora una volta per una recensione, questa volta la numero 83 della serie Caschi di Valentino Rossi, i caschi di Valentino Rossi, in scala 1-5. Come vedete, davanti a me ho il pacchetto che contiene il fascicolo e il casco, il modello del casco di Valentino della stagione 2014, che andremo tra poco a visionare nel dettaglio sia l'uno che l'altro. Prima però vi chiedo di mettere un like sotto questo video se vi piacerà, di iscrivervi al mio canale, di pigiare sulla campanella così avrete mie notizie ogni volta che farò una di queste cose. Bene, come vedete ho sistemato come al solito il fascicolo a sinistra e il modello a destra, il modello lo mettiamo via e andiamo a vedere il fascicolo. In seconda pagina troviamo il casco che troveremo nel prossimo numero, nella prossima uscita. Si tratta della GV TE Tech della stagione 2006, un casco non molto colorato ma abbastanza stilizzato, come potete vedere. E poi c'è la descrizione, a partire dalla pagina 3, di questo casco che abbiamo in analisi. Qui troviamo, come al solito, tutti i punti caratteristici di questo modello. Andiamo avanti e troviamo un riassunto della stagione per l'appunto 2014. Vediamo Valentino in varie situazioni, sul podio, davanti a Marquez, qua non si capisce bene. Ancora avanti con le pagine, con delle belle foto di Valentino. Qui praticamente quasi sempre ripreso davanti a Marquez. E alla fine troviamo un approfondimento su Jeremy Burgess, che era il capotecnico che lui aveva appunto nella stagione 2014, anche qui con svariate foto che lo ritraggono insieme a lui. Benissimo, chiudiamo il fascicolo e andiamo a prendere il casco. Eccolo qua. Il casco, come vedete, è nella sua teca, è un bel casco, molto lavorato, come vedete, e anche colorato. Togliamo il tutto, la teca è di quelle senza puntino, quindi prenderà un bel vuoto, mentre il casco è qui. Come vedete, nella base c'è scritto Season 2014 e quindi è la stagione 2014 col numero 46 di Valentino. Gli diamo un'occhiata attorno, tanto per cominciare. Vedete, facciamo un bel giro attorno a questo casco. Ecco qua. E ritorniamo nella parte anteriore superiore. Come vedete, anche qui le solite immagini di Valentino, il sole e la luna sono presenti. Come vedete, il sole è qui davanti, con tutti i raggi che si espandono sulla calotta. Vedete questa raggiera di raggi triangolari praticamente, gialli, arancioni con la base blu. E la luna invece la troviamo dietro. Eccola qua, la troviamo nella zona posteriore, nella calotta posteriore, stilizzata in blu. Vedete, questa è la luna. Praticamente in questo casco particolare, Aldo Drudi ci ha voluto incrociare il sole e la luna in senso longitudinale. È un casco molto bello, fatto con una tecnica pittorica piuttosto complessa, quindi anche molto pregevole, come potete vedere. Sulle fiancate della mentoniera troviamo il numero 46, sia a destra che a sinistra. Ve lo metto più vicino per farvi vedere la firma dell'autore, Drudi Performance, che è lì sotto. E poi i soliti marchi della Monster, vedete in tre posizioni, e
i marchi della GV, qui nella calotta, vedete, il marchio piccolo, piccolo, piccolo questa volta della Yamaha, ve lo faccio vedere più da vicino perché altrimenti rischio di non... Ecco che è a fuoco, benissimo. E nella Shield troviamo, nella mascherina troviamo ancora gli stemmi della GV, della tribù di Chihuahua, il solito adesivo di Valentino, e la sua tartarughina, come vedete, con il numero 46 sul carapace, eccola lì. Praticamente troviamo anche qualcos'altro, vediamo un po' se c'è qualcos'altro. Sì, ecco qua, abbiamo ancora il numero 58 in memoria di Marco Simoncelli, lì vedete in rosso. Me lo metto a fuoco così. Eccolo là. Vediamo se si apre la visiera. Sì, si apre perfettamente. Ottimo. Ve lo faccio vedere in silenzio tutto attorno con la visiera aperta. Eccolo qua. Come potete vedere. Dimenticavo di sottolineare questo spoilerino posteriore che c'è sempre. Eccolo qui. Richiudiamo la visiera e chiudiamo anche questa recensione perché non c'è altro da dire su questo carro. Direi che per chi fa questa collezione si tratta di un pezzo abbastanza pregevole perché è fatto bene, è piuttosto bello. Non si vede troppo la linea centrale di congiunzione dei due gusci, quindi questo casco prenderà un bel voto e direi che è acquistabile, cioè vale la pena acquistarlo perché è molto bello. Bene, io a questo punto chiudo la recensione. Vi ringrazio di essere rimasti fin qui con me e vi chiedo di mettere un like sotto questo video se vi è piaciuto, di iscrivervi al mio canale e di pigiare sulla campanella così avrete mie notizie ogni volta che farò una di queste cose. Ora non faccio altro che salutarvi di nuovo e rimandarvi alla prossima recensione. Ciao ciao!